go. We see the hype outside, right from the house. Took it straight from outside, straight to the couch. We put the mic. San Siro vestito a festa per questo match, atmosfera rovente sulle tribune, ancora pochi istanti prima del via. Qui è Pierluigi Pardo che vi parla al mio fianco, come sempre Stefano Nava. Comincia ufficialmente la Serie A per queste due squadre, a caccia dei primi tre punti per iniziare la loro avventura nel migliore dei modi. Oggi in campo Inter e Lecce. La prima giornata di campionato è sempre piena di incognite, le squadre sono ancora a caccia della loro condizione migliore. Le gambe non girano come si vorrebbe, le sorprese sono dietro l'angolo. Fabrizio Bustos può metterla in mezzo. Non bene qui il difensore, attenzione. Va di volo ed entra in rete. Gol! Tutto fermo, gol annullato. C'è posizione di fuori gioco secondo l'assistente. In diretta, a velocità normale, è sembrato anche a me. Occhio ad Eriksen. Difensore che ha cercato il tutto per salvare. Può metterla da lì. Hanno aperto le marcature con questo gol e vedremo se avranno altri spazi per continuare a colpire. Non credo sia finita qui, mi aspetto una... C'è il gioco con l'Inter avanti. Occhio ad Eriksen. Nainggolan! Si porta da più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante. Portandosi sul 2-0. Palla. Arbitro che dice che può bastare per adesso, ovviamente. 2-0. Dopo i primi 45 minuti di gioco. Sensi, palo, occasione.
Matteo, quanto c'è ancora da giocare? Andiamo a bordo campo. Match che finisce qui. Giornata ideale per assistere a una partita di calcio, questo dovrebbe favorire lo spettacolo. Bentornati sulle frequenze di EA Sports da parte di Piero Gipardo. Saluto Stefano Nava con cui condividerò questa telecronaca. Serie A pronta a prendersi la scena con questo match che dovrebbe regalarci davvero grande spettacolo. In campo Cagliari e Inter. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questa sfida e vedremo come l'avranno preparata i due allenatori. Sarà fondamentale l'approccio. Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare tutto e regalarci una partita giocata a viso aperto. C'è un volto nuovo in campo oggi nel loro reparto di centrocampo, giocatore che serve almeno nelle intenzioni, nelle speranze per fare il salto di qualità definitivo. Grande fiducia, grandi speranze, vedremo come se la caverà. È stato annunciato come un grande colpo, vedremo se sarà all'altezza delle aspettative. Di sicuro ha le qualità per fare bene con questa squadra e sono certo che lo dimostrerà fin da subito. Sta dietro le punte, ma che oggi attenzione, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio e non ha sbagliato, passano a condurre e i tifosi ovviamente sono in estasi. Questo gol cambia sicuramente la partita, gli avversari ora saranno costretti. Comincia con la formazione, occhio al contropiede, può mettere da lì e c'è il gol dell'Inter. Occhio al pallone filtrante, buono il tocco per Lukaku. Lukaku segna sempre. Lukaku si è fatto trovare al posto giusto. In svantaggio a metri, occhio, sono di nuovo in parità grazie a questa rete. Non mollano, non ci stanno a perdere, continuano a lottare su ogni pallone. Con il risultato che Arthur, rete, splendida rete.
segnare l'esordio con una nuova maglia è il sogno di ogni calciatore. Lui ci è riuscito. Chissà Stefano quante polemiche per questo episodio, se non ci fosse stata la goal line technology non si sarebbe parlato d'altro sui giornali e nelle trasmissioni televisive. In casi estremi come questo la tecnologia si rivela un alleato fondamentale per l'arbitro. Giocare col Cagliari sotto. Occhio che guadagna metri. Suggerimento interessante. Hanno trovato il gol del pari, i loro sforzi sono stati assolutamente ripagati. Tutto da rifare dunque, si riparte come se si fosse ancora sullo 0-0. Certo è che ora potranno sfruttare l'inerzia del match al loro vantaggio. Non abbattersi dopo. Palla a scavalcare la difesa. Può metterla da lì. Prova a colpire e c'è il gol. Palla in rete. Una partita magnifica, impreziosita da questi tre gol. Punteggio. La classe in mezzo a cercare la testa di un compagno. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Mattiello. Palla pericolosa. Versa. E c'è la rete. Un gol che li ripaga dei loro sforzi per recuperare la palla. Bravi. Conclusione troppo debole per creare problemi. Risultato di parità con l'arbitro che chiude qui dunque la sfida. Prestazione di altissimo livello.